va meglio? Mi porti a casa? No, devo parlarle. Ma io non voglio. No, la prego. Lei sa poco o niente. E desidero che sappia. Non credevo esistessero donne simili. Ora può comprendere ciò che è accaduto oggi. Meglio così. Ho cambiato idea su di lei. Bene, allora potremo vederci di nuovo. Crede? Ma non c'è posto per me fra i suoi amici. Non ho molti amici io, ma non si tratta di questo. E perché? Ah, non ne parliamo più. Julie, dobbiamo dirci quello che veramente pensiamo. Perché non siamo amici? Perché? Perché? Ma io potrei essere amica con un altro, comprende, ma non con lei. Andiamo a casa, Alex, è tardi e c'è tanta strada. Io ti amo, Julie. No, non è vero, si sente solo, è infelice, ecco perché crede di amarmi. No, ti sbagli, ti amo. Ma la prego... Non così, non voglio mettermi contro un'altra donna, capisce? Chiunque essa sia. Guardi mia sorella, la sua casa è crollata, è andata a pezzi. Maida non mi ha mai amato. Ma forse sì, forse a modo suo. Dimmi, e se non mi fosse Maida? Fin dal nostro primo giorno non è mai esistita. Ma esiste. Se io fossi libera. Alex, no, deve finire, è molto meglio dimenticare. Non voglio che accada qualche cosa che ci faccia del male. Portami a casa.